Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora oggi parliamo di peli, quindi mettetevi comodi. Mi avete richiesto voi questa review e già nel giorno in cui vi ho mostrato i miei regali di Natale mi avete riempita di mail e di commenti su questo attrezzo. Allora, mi è stato regalato dai miei genitori, quindi subito metto le mani avanti e vi dico che non è un video sponsorizzato, non è un video in collaborazione proprio con nessuno. Mi è stato regalato dai miei genitori un apparecchio a luce pulsata da fare in casa. Il prezzo, io se non sbaglio, nel video degli acquisti di Natale, che vi metterò gli acquisti di Natale, ormai con gli acquisti, con i saldi, il video dei regali di Natale, ve lo metterò qui. Vi ho detto che costava tipo 180 euro, no, rettifico, costa 169 euro più assicurazione, perché non mi ricordo se era un euro o meglio, ok, ti fa fare tipo l'assicurazione, mia mamma sì, mi ha fatto l'assicurazione perché mia mamma, metti che non funziona, grazie mamma, grazie. Io invece spero che funzioni. Ho fatto l'assicurazione, quindi costava 180 euro con l'assicurazione, però solitamente costa 180, dipende da quello che 160, 150, dipende da quello che prendete. C'era anche quello da 100 euro. Comunque, però aveva meno impulsi. Allora, di che cosa sto parlando? Sto parlando della luce pulsata. Io ho un problema ormonale, ora vi parlerò della luce pulsata, di come mi ci sto trovando. Stiamo a gennaio e ho iniziato ad utilizzarlo a novembre perché i miei me l'hanno regalato prima di Natale. Allora, io sono a gennaio e dei miglioramenti li sto vedendo, però attenzione, andiamo in maniera graduale. Perché mi sono fatta regalare questo attrezzo? Perché io spero che questo video non lo vedano i miei colleghi e i miei amici, perché ho un problema ormonale, ho sempre avuto questo problema ormonale, però diciamo che non era evidente fin quando un giorno non decisi di andarmi a far truccare. Questa truccatrice mi tirò un solo e unico peletto sotto il mento e da lì è stata la fine, è stata la fine. Iniziavano a crescere peli, manco fosse un uomo. E col passare del tempo, sinceramente, questa cosa mi ha dato veramente tanto fastidio, perché anche se magari volevo uscire struccata, si vedeva, perché io ho una carnagione molto chiara, si vedeva anche se l'avevo fatto il giorno stesso, magari le tiravo con la pinzetta, io le tiro con la pinzetta, si vedevano questi puntini, proprio bruttissimo, brutto, 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 brutto da vedere, soprattutto in estate, perché hai la pelle più pulita, tra virgolette, cerchi di mettere meno fondotinta, almeno io faccio così. Comunque, detto questo, io praticamente tiravo i paletti con la pinzetta un giorno sì, un giorno no, perché cosa succedeva? Che avevo ormai abituato il pelo allo strappo della pinzetta, quindi anche la ceretta mi dava lo stesso problema, perché praticamente il giorno dopo mi ritrovavo questi peletti sotto pelle neri e brutti da vedere. Da quando ho iniziato ad utilizzare la luce pulsata, che ha più controindicazioni, quindi se la dovete acquistare partite dal presupposto che ha 200.000 controindicazioni, che io sono stata a leggere tipo il libricino una decina di volte, stavo dicendo, quindi quando ho iniziato ad utilizzare questo apparecchio, inizialmente i risultati non li vedevo e quindi l'ho bocciato subito. Ora come ora, diciamo che qualcosina, a distanza di 3 mesi più o meno, qualcosina la sto vedendo, però non posso utilizzarla sempre. Questo qui può essere utilizzato 2 volte a settimana, cioè la seduta può essere fatta 2 volte alla settimana, e ha qui un pulsantino di accensione con la quale potete decidere che tipo di gradazione mettere. Ovviamente la 5 è la più alta, io non sono mai arrivata a 5, sono sempre arrivata a 3, ho iniziato da 1 e sono arrivata a 3,
ovviamente non dovete esporre il viso sotto i raggi solari subito dopo la seduta. Il viso deve essere completamente pulito e ogni volta che andate a pigiare per dare l'impulso, quindi una volta messo sulla parte, pigiate il pulsante centrale, comunque i pulsanti che trovate sugli altri pulsanti, e date l'impulso, dovete aspettare più o meno un 15 secondi prima di dare il secondo impulso. Questa operazione può essere fatta fino a 5 volte massimo. Non esagerate, perché altrimenti vi ostionate e vi rimane una cicatrice abnorme. Non può essere utilizzata su pelli molto abbronzate. Va benissimo se avete una carnagione molto chiara, perché va a bruciare prima il pelo. In teoria questo dovrebbe far cadere il pelo dopo una settimana. Il punto è che all'inizio è un po' difficile. Perché? Perché voi, indipendentemente da tutto, dovete utilizzare il rasoio, mai sia se utilizzate la pinzetta. Perché utilizzando il rasoio va praticamente, tu vai a tagliare il pelo, no? E questo qui va direttamente a bruciare la radice, perché appunto il pelo è tagliato, quindi le pulsazioni vanno direttamente sulla radice, perché vedono il nero del pelo. Ovviamente, quante volte dico ovviamente, è difficile che vada a bruciare i peli biondi, e ora arriviamo anche a questo. È difficile che vada a bruciare i peli biondi, è difficile che vada a bruciare i peli rossicci, è difficile che vada a bruciare i peli un po' più chiari. È consigliato su peli neri. Quindi inizialmente io ho dovuto utilizzare il rasoio. E ragazzi, vi giuro, ragazze, vi giuro che all'inizio è stata una tragedia, perché ho detto no, cioè, anziché migliorare io qua sto peggiorando, sto diventando un uomo, cioè ragazze, era bruttissimo, io mi vergognavo maledettamente. Poi che è successo? È successo che inizialmente appunto utilizzavo rasoio e luce pulsata. A un certo punto i peli non cadevano e io ho detto vabbè, ora continuo ad accorciarli, però non vedevo dei miglioramenti e mi incazzavo, perché dicevo no, cacchio, questo costa un fottio e non vedo miglioramenti. Col passare del tempo, diciamo, dopo 2 settimane che ho iniziato a fare questo trattamento, luce pulsata e rasoio, forse 3 settimane, alla terza settimana ero andata a Roma e li ho tirati praticamente, me li sono lasciati crescere, sono stata tipo 3 giorni senza toccarli e li ho tirati con la pinzetta. Dopodiché non mi sono cresciuti per circa un mesetto. Il punto è che se prendete dei medicinali non potete utilizzarlo. Io prendo un medicinale ma lo utilizzo, anche se non dovrei. Se prendete antibiotici dovete aspettare che finisca il circolo dell'antibiotico e dovete aspettare 2 settimane prima di riutilizzare l'apparecchio. Se prendete se state in gravidanza non potete utilizzarlo, se avete problemi di attacchi cardiaci non potete utilizzarlo, se avete problemi di asma non potete utilizzarlo. Ragazze, ci sono più controindicazioni su questo apparecchio che su altro. Io in realtà non potrei utilizzarlo, ma lo utilizzo lo stesso. Sono passati 2 mesi e mezzo e la situazione è questa. Non ci sono più, fammi vedere, allora, non ci sono più come prima, è visibilmente migliorata in una maniera pazzesca. Ora se li tiro con una pinzetta posso non farmeli per 1 settimana, 2 settimane, quindi io direi che è il top, cioè io sono soddisfatta, capito? Cioè è una cosa che volevo da tantissimo.
Il punto è che inizialmente, ovviamente, facendoli col rasoio, tu vai a togliere anche la peluria. Mi sono bloccata perché pensavo si fosse fermata l'immagine. Vai a togliere anche la peluria trasparente, quella bianca, quella che non si vede, quella che non dà fastidio, insomma. E succede che poi quella ricresce, però ricresce dura. Questo è l'unico problema che ho, che cioè mi dovrei sento comunque li sento e a me dà fastidio. Devo finire di risolvere questo problema, cioè di modo che non crescono proprio più, però non si vedono, cioè ora non si vedono più, ma ora li sento. Cioè comunque li sento, ma non si vedono, ecco. Diciamo che abbiamo ovviato uno dei problemi, però sento quelli trasparenti che ovviamente la luce pulsata non brucerà mai, perché c'è proprio scritto che non brucia quelli trasparenti, quelli chiari, quelli molto chiari. Comunque ragazzi e ragazze, io spero di avervi detto tutto sulla luce pulsata. Ovviamente consigliano dopo di applicare una crema emoliente, una crema anti-rossori e tutto il resto. La mia è, non so se l'ho già detto, la Duo Plus della Omedix, e questa per l'esattezza è la cartuccia sostituibile da 100.000 impulsi, perché c'era quella da 50.000 impulsi e costava tipo 100 euro veniva all'affare. E non, mi sa che la cartuccia costava 50 euro, non mi ricordo, però per assurdo le cartucce non troppo costano più dell'apparecchio in sé per sé. Comunque ragazzi e ragazze, se avete altre domande sulla luce pulsata fatemelo sapere con un commentino. Io sento ora come ora di consigliarlo, è vero, ci vuole pazienza, chi mi scriveva ci vuole pazienza, ora ci vuole pazienza, è vero, ci vuole tanta pazienza. Io sono una che vuole tutto e subito. Comunque, io attualmente sento di consigliarla, ma ci vuole pazienza, tanta pazienza. Oddio, ci sono anche le sedute da centri estetici, ma costano un fottio, quindi non so, fate un po' voi. Una cosa che non vi ho detto, mi sa, è che non potete assolutamente farvi le lampade o andare a mare se avete utilizzato l'apparecchio, perché altrimenti vi rimangono dei segnacci assurdi. Comunque, ragazzi e ragazze, io spero che questo video vi sia stato utile, vi sia interessato, vi sia piaciuto. Se così fosse, spolliciate, a me farebbe tanto 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 piacere. Lasciatemi un commentino per sapere se avete utilizzato mai la luce pulsata o avete mai pensato di utilizzarla o avete degli stessi problemi. Insomma, fatemelo sapere con un commentino. Io vi mando un enorme bacione e vi ricordo che come sempre troverete giù nel box informazioni il link che vi riporterà a Instagram, Facebook, Twitter, e se vuoi scrivermi c'è l'indirizzo mail.